della centrale Turbogas, e sappiamo come sono state ben spese, bene o male, questo non voglio di nuovo entrare nel merito. Abbiamo incassato ICI dalla centrale Turbogas, o dobbiamo incassarla ancora, per oltre 200.000 euro. Abbiamo oneri di urbanizzazione, anche la frazione Corazzo, e in questo momento voglio essere rappresentante della frazione Corazzo, visto che all'interno della giunta non esiste un membro della frazione Corazzo. Ci sono alcune di Corazzo che hanno delle fabbrichette che lamentano solo per una camionetta di roba, per le strade che sono rovinate. Ci sono delle imprese che sono al fiore della nocchiera. E quindi su questo. Scusa, mi interrompo, ma le imprese di Corazzo, quando sono andate dall'ultimo riunione, appena hanno lavorato nell'ufficio tecnico che ha mandato a risolvere il problema. E comunque io questo qui non lo so, fai bene a dirlo. In ogni caso bisogna prestare attenzione per quelle aziende poi che hanno solo posto di lavoro, perché oggi il lavoro è importantissimo, e quindi noi dobbiamo vedere cosa fare. Non possiamo rimanere sempre nel silenzio, perché qui non si capisce se è una continuità della vecchia amministrazione oppure diciamoci le cose, perché la trasparenza è importante. In questi ultimi mesi troppe cose sono state passate, cioè inosservate, anche da parte di consiglieri di maggioranza, persone che sono a consiglio di maggioranza, non sanno determinate cose, e in questi giorni, in questi mesi è successo di tutto, no? E allora noi non possiamo assistere più in questa situazione. O si comincia a progettare per la comunità, per questo paese, oppure qui dobbiamo risolvere la situazione, dobbiamo vedere cosa fare. Non si può stare in immobilismo totale. Ci sono dei fondi, dei finanziamenti da parte della regione Calabria per i giovani, fino a 200.000 euro, e nessuno ne parla. Il comune, l'aula comunale, che cosa serve? Se qui dobbiamo fare solo l'unione di partito, noi qui ci opponiamo in maniera forte, perché stiamo assistendo qui a diverse riunioni del Partito Democratico o di altri partiti, non lo so di chi siano, e questo è inaccettabile. Perché ognuno si va a fare le proprie partite, le proprie riunioni nelle sezioni. Quando fuori la bacchetta comunale troviamo sempre manifesti affissi che riguardano quindi la politica e non l'amministrazione. Sì, l'amministrazione è una cosa. Sì, no, certamente, arriviamo appunto, così ci vediamo fra 6 mesi, e poi fra 6 mesi ne racconteremo un altro. Noi ci dovete dare l'opportunità di parlare e di dire la cosa, perché anche questi consiglieri devono sapere tutta la vicenda di questo comune, perché sono poco informate, e questo lo possiamo dire. Ci sono successi diversi altri problemi. Io attraverso le testate locali comincio a sapere qualcosa, non più da consigliere comunale. Sono successe anche delle infrazioni da parte di ex amministratori, ma c'è qualcuno che ne parla, e qualcuno se lo chiedevo pure stamattina, io leggendo. Insomma, noi siamo degli amministratori, noi vogliamo una politica che sia trasparente al 100%, non possiamo accettare più tutti questi sotterfugi, altrimenti io ho dato la mia disponibilità e la collaborazione, però in ogni caso la collaborazione poi non significa farsi prendere, scusate per i fondelli, eccetera. Quindi noi dobbiamo andare avanti, e ogni volta bisogna comunicare attraverso articoli e la stampa, ma la stampa non serve per dire le cose del PD, che a noi non ce ne frega niente, e di quello che succede non rispondo neanche più agli articoli. Allora bisogna fare qualcosa di diverso. Perciò noi, su quanto riguarda i debiti fuori bilancio, non ho nulla in contrario con le ditte, per carità, perché sicuramente hanno fatto i lavori, ma io questo tipo di gestione non possiamo più adottarlo, perché se noi continuiamo poi a tenere tutte le cose alla lunga, allora va a finire che non ci troviamo mai. Quindi da questo momento, se ci sono altri debiti fuori bilancio, dovete dichiararlo subito, perché è previsto dalla legge, il sindaco dichiara che non ci siano più debiti, e la finiamo. E se perciò è una parte mia che mi presenta qualcosa che io non so oggi, come faccio a dirti che non ci sono più debiti fuori bilancio? Ma come lo so? Dopo un anno, dove non è che posso vedere? No, noi sappiamo, io so che la ditta Pingitore e anche quella, la ditta Solana, dipende da quanto sono. Stanno rivendicando da tempo questa situazione. Già dalla vecchia amministrazione stanno rivendicando. Per cui. E allora a questo punto io. No, ci stiamo facendo. No, la responsabilità è vostra, infatti nessuno me la voleva. A questo punto io dico questo, quindi pur riconoscendo che i lavori sono stati fatti, e dicevo
in mezzo c'è qualcosa che mi appartiene e mi astengo, anche a modo come penso anche i nostri amici, io mi astengo particolarmente, però da questo momento è giusto che il sindaco dichiari che il comune non c'ha più debito di fare bilancio, perché questo qui è un debito che tutto sommato sapevamo, conoscevamo la situazione. Però se domani se ne viene uno con una fattura e dice attenzione che c'è stato debito, e no, io non conosco. Perciò io da parte mia questa qui poi un'altra cosa voglio dire, perché mi rammarica tantissimo e concluso consiglia chi dovesse venire qualunque impresa dovesse arrivare con un legittimo e chi ci dice no dichiarare no e anche perché l'amministratore precedente e allora cominciamo a leggere il testo unico, cominciamo a leggere il testo unico riconosci i debiti, lo sappiamo solo se ci sono se e allora cominciamo a leggere gli articoli. Quindi così ce lo leggiamo e poi giudichiamo. Non possono venire fra due anni e portare una fattura, beh, se non c'è l'impegno speso e anche pubblicità di quell'azienda. Però questo è un problema della maggioranza. Ah, è certo, però scusate, però nel momento in cui arriva, anche l'opposizione deve esprimere. Sì, no, scusa, ma cosa vuoi dire? I debiti si riconoscono a qualora ci siano quindi sentenze esecutive con cultura di disavanzo dei consorsi, in questo caso non abbiamo acquisizione di beni e allora solo così se poi uno se ne viene fa la fattura perché ha fatto il lavoro due o tre anni fa no, questo non va bene, ma questo è per la trasparenza, non è che perché io sono dell'opposizione questo è per voi che è maggioranza, cioè però è capire, ai cittadini dopo sì, ma noi dobbiamo capire il tuo intervento di mezz'ora a cosa è finalizzato? No, ma l'intervento di mezz'ora è finalizzato che noi non ci vediamo mai, non è mezz'ora ed è giusto che diciamo una cosa per quanto riguarda i debiti con i bilanci sono stato chiaro. Queste qui sono debiti che noi sappiamo perché l'hanno già espresso tante, però questa situazione dei debiti deve finire, perché non sono solo i debiti. A qualcuno ha parlato la cittadinanza sa dei 240.000 euro della bollettina. Nessuno parla, nessuno lo può dire, e qualcuno sapeva invece che la situazione era così. E il consiglio non basta, la trasparenza significa inserire tutto attraverso le vie telematiche, attraverso la stampa, perché la gente può chiamare, oppure attraverso consigli straordinari e non consigli che ti portano una cosa sabato domenica e lui, il comune è chiuso, ho pregato, ragioniere qui, se ragioniere parto per conoscere gli altri, non ho avuto neanche possibilità di leggerle, perché poi martedì sera ti unisci, chiaramente ognuno lavora, allora se c'è il consiglio, dopo 4 mesi o 5 mesi, volete dire che giorno dopo, fra 10 giorni ci uniamo? Quantomeno ci prepariamo per venire, se no facciamo buchi e lavoro. Allora, la situazione è questa qui, la situazione è lasciata dalla precedente amministrazione, in cui tu in parte, diciamo, sei stato coinvolto nel quanto esterno, per certo numero di anni. Ufficio tecnico, mi spese l'ufficio tecnico, non è che... Ah, non lo so come... Si sono precipitato subito da dire vedete che ho fatto nel lavoro portiamolo subito, no? Se no c'è distanza di tempo, tanto queste qui sono spese che saranno imputate al prossimo bilancio e al prossimo bilancio noi imputiamo queste, noi imputiamo quelle, ma fino a potuto pagare tanto più un notaraio, ma per favore, siamo seri. Ed è la situazione che abbiamo, questa situazione che ci siamo trovati in quest'anno, è proprio questa. La situazione in cui ci assumiamo ogni volta che lo ribadisco, ci stiamo assumendo una responsabilità di rimetterlo fuori dal posto. Io non mi rispetto a quello che è stato fatto in precedenza. Stiamo cercando di mantenere gli errori. Io parlo così e vi chiedo
chiedo scusa, mi chiedo scusa. Però questo qui, voi da parte vostra c'era un po' di omissione. E forse di però è un'omissione, sarebbe veramente essere. La comunità deve sapere del problema. Tu parli una cosa a dire che